Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qui con voi con un nuovo video di Clash Royale. Per chi ha seguito il mio video di ieri sicuramente saprà che sono riuscito ad entrare in possesso di un nuovo campione, la regina degli arcieri. Abbiamo aperto ieri a livello 30 del pass battaglia il baule speciale che ci ha regalato un sacco di gold, un sacco di truppe e anche un nuovo campione. Personalmente non me la sento ancora di utilizzarlo con il livello base, quindi a livello 11, ma oggi volevo sfruttare la moneta magica per potenziare un'altra mia carta del main deck. La vedete già lì prontissima, ovviamente mi sto riferendo alla Fireball. Prima di portarla però a livello 14 voglio fare un ultimo try in ladder con il livello 13 della nostra Fireball. Siamo contro Yogel del clan Oyodo Oho. Subito un mini pecca sullo Grider. Più veloce di così non riuscivo a piazzarlo il mini pecca. Grider che riesce a tirare comunque una hit. Non ha senso bruciarsi una Fireball, quindi so che ce lo countererà in qualche modo, va bene, l'ha counterato con una Valchiria, mini pecca che può danneggiare comunque la Valchiria in maniera abbastanza importante. Abbiamo intanto il moschettiere che sta avanzando. Sono pronto. Oh, dall'altra parte. Lascio perdere. Mi ha fregato con il Gran Cavaliere. Vabbè, ma è proprio super counter, però ok. Andiamo a fermare il Gran Caballeros. Prima che salta, perfetto. Acqua di ghiaccio che può intanto aiutarci tantissimo, purtroppo i pipistrelli fanno abbastanza male. Insieme al Gran Cavaliere riusciamo a subire solamente un attacco, anche se fa malissimo. Addirittura anche la Torre Inferno è veramente un super counter deck per il mio deck, ma non mi lascerò assolutamente sopraffare da queste truppe che lui sta cercando di utilizzare. Moschettiere di nuovo per me, pronto il mini pecca per il suo Grider direttamente alla terza casella per evitare di fargli fare anche un solo attacco. Ed eccolo qua, subito pronto il mini pecca. Dovrei riuscire. Perfetto, mini pecca giocato così è perfetto, lo Grider non può attaccarlo. Lui giocherà il Gran Cavaliere, vediamo dove va a difendere. Attenzione agli scheletrini, eccoli che arrivano. Cerco in qualsiasi modo di dar possibilità al nostro moschettiere di entrare, perfetto. Non riesce a tenere la velocità del mio deck in questo caso. Riusciamo a riportare un attimino la situazione in parità. Non investirei più di due di Elisir in questo momento per la mia riapertura. Bombarolo, riapertura sulla destra. Vediamo dove vuole giocare lui il Gran Cavaliere. Mago di ghiaccio, mi tengo ancora le truppe alte, eccolo qua. Gran Cavaliere di nuovo per lui. Andiamo a giocare il mini pecca per fermare, si riparte subito con lo Grider. Non può dargli troppo aiuto, vado in predict con il tronco. Niente predict per il tronco, ma o Grider che comunque riesce ad andare a segno, anche perché lui era obbligato comunque ad aspettare. Qui andiamo a fermare lo Grider in una maniera un pochettino poco consona, che è quello di utilizzare una Fireball per evitare che faccia il secondo attacco. Attenzione però ai pipistrelli perché sono super scomodi in questo momento. Moschettiere di nuovo per noi per la difesa e un'eventuale ripartenza sulla sinistra. Mago di ghiaccio sulla sinistra anche lui dietro la torre. Voglio che il mini pecca venga giocato esatto nella sua metà campo. Continuiamo a difendere. Tronco per spostare Log. Non può attaccare questo Grider, non puoi attaccare. Gianfranco, caro il mio Gianfranco, non entrare con gli Grider che non sei capace. Ok, let's go. Direi che il primo game ci è andato alla grande. Ci ritiriamo intanto il penultimo livello del pass battaglia, jolly epici, e poi bellissima questo terzo jolly leggendario. Io personalmente, insieme al baule, siamo quasi a 2000 gemme, what? 12 cannoni, 50 mascalzoni, 14 fornaci. Insieme a questa Fireball che andrei a potenziare, io personalmente comincerei a pensare a un level up del tronco. Gli mettiamo subito 3 jolly su quella che reputo essere una delle carte leggendarie più forti, tronco, 17 su 20. È difficile averne 20 ragazzi, ma quello che ci interessa è la Fireball da maxare. E allora 3, 2, 1, moneta magica, bam! Sulla
Fireball finalmente maxata. Il danno ad area è 913, il danno alle torri è 274. Ci prendiamo anche 2000 stelline, questo ci servirà poi ovviamente per stellare un'altra truppa. E allora ci ributtiamo con questa nuova Fireball e vediamo quanto cambia nel meta del nostro playstyle. Coconut 88 dei Woodscrunch. Apertura sempre con il moschettiere sulla sinistra. Lui gioca un golem, subito Grider. Anche se lo perdiamo fa niente. Cioè, oh, non avevo dubbi. Va bene. Non avevo dubbi che avesse... Devo giocarli bene i draghi... Ok, le fireball sui draghi d'ossa. Perfetto, andava giocata così. Giochiamogli un bombarolo sopra. Perché stiamo subendo... Ah! Oh! Davvero? Non ho capito com'è possibile che il suo bombarolo sia esploso. Allora ho giocato male il mio bombarolo. Riusciamo a tirare una hit. E qui è necessario che il suo cannone a rotelle venga fermato sul ponte. Purtroppo mi dispiace perdere così un moschettiere, ma fa veramente male quella truppa se mi entra troppo violentemente. 3390 la sua torre in alto a destra, 2886 la mia in basso a sinistra. Situazione scomoda, di nuovo. Dentro il predict. Dai! Ormai è troppo presto il tronco. Cosa? Dietti se non è counter questo deck, ragazzi. What? Ok. Quindi Pekka ce l'ho bisogno immediatamente. Giochi draghi d'ossa, vado subito con la Fireball. Serve per tutti i suoi scheletri questa Fireball. Perfetto. Bombarolo. Stregone di ghiaccio. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi! Abbiamo perso purtroppo il bombarolo. Fanno male quei cosi al 14, ragazzi. Fanno veramente super super male. Vediamo di riuscire a ripartire di nuovo con lo Grider. Non so come voglia andare a counterarlo lui. Con un bombarolo, quindi uno, due, forse tre. Tre hit. Queste tre hit sono veramente importanti. Lasciamo andare pure il suo bombarolo sulla destra. Non è un problema. Strega nera. Va tolta immediatamente la strega nera. Mi serve di nuovo... Bella questa giocata. Bravo. Bravissimo, bravissimo. Ah, pure! Non ce l'hai pure tua madre in giro? Suca. Ok. Vediamo se riusciamo con Log a entrare. 2.35, toglie 2.47, abbiamo detto prima. Qui si vede infatti l'utilità della torre. Se riuscissimo in qualche modo a difendere sarebbe veramente god, ma ci è costata tantissimo questa difesa. Ci è costata veramente tantissimo questa difesa. No! Misclick dello Grider! No! Misclick dello Grider! Qui non lo so. Qui non lo so. Abbiamo fermato bene però il... Mi pecca sul log. Bombarolo. 830, stiamo tenendo il più possibile. Ago di ghiaccio dietro. Moschettiere. Cerco in qualche modo, non è possibile. Non è possibile, non è possibile. È entrato troppo, troppo, troppo violento. Va bene così, va bene così. Non si possono vincere tutte. Ci buttiamo nell'ultimo match di oggi. Ma avete visto, ragazzi, se quella Fireball non fosse stata maxata, sarebbe stato impossibile fargli la torre, che oramai era praticamente a portata di Fireball. Questo mi ha counterato lo Grider con il Barì, con il Rocket. What? Mi ha counterato veramente lo Grider con il Rocket? Un barolo. Qua c'ha un log bait questo? Penso di sì, a vedere le prime tre truppe. Lasciamo andare pure il bombarolo per i fatti suoi. Par-
Parti Og, ti prego, parti Og, ti prego, parti Og, ti prego. Troppo lento andar giù, troppo lento andar giù. Dai, ma io non ci credo, ragazzi. Però il mini pecca, guardalo lì il mini pecca, guardalo lì il mini pecca. Dai, mini! Veramente! Mamma mia, questo si è giocato pure le chiavi di casa per counterarmi. What? Ha giocato pure le chiavi di casa. Ha counterato uno Grader con un Rocket, gli scheletrini, uno spirito del ghiaccio e il tronco. Porca miseria. Mini Pekka sempre libero da solo. Vediamo se riusciamo a togliere il cavaliere. Niente, continua a giocarsi il mondo. Allora, Grader ormai dovrebbe entrare. Una hit. Due hit, fantastico. Allora... qui c'è la Princess che è un po' scomoda. Forza Bombarolo. Perfetto, perfetto. Che merda counterarlo così. Allora, lui ha il Rocket. Gli sto dando già troppo tempo per potersi giocare le carte. Non è facile. Diciamo che non è proprio un campione ad utilizzare questo deck. Andiamo. Mi sembrava che mancasse una truppa. Va bene così, intanto via la Princess. Il mago di ghiaccio qua se la deve vedere con il cavaliere. Appena tira il tronco, io il barile, scusatemi, andrò. Barile super alto ancora. Forse non ti è chiaro che te li sto counterando sempre. Andiamo di nuovo, andiamo di nuovo, andiamo di nuovo. Passa, 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 non passa, non passa, non passa, non passa. Non passa, vai, 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 vai. Niente da fare, non entra, non entra, non entra. Sta veramente facendo di tutto per riuscire a counterare. Ah, qua finalmente è riuscito a filare dentro una delle sue truppe. La Princess è ancora lì. È un po' un rischio non calcolato quello di giocare esatto. Sì, ma lui sta consumando un botto di elisir per fare sta cosa. In realtà non è sbagliato. Andiamo con il domatore. Mi serve da dietro il moschettiere. Andrei sia a danneggiare adesso anche la sua Tesla. Perfetto, giù la Tesla, ho Grader che può andare. L'importante è il moschettiere che può agganciarsi alla torre. Uno, forse due hit, non sappiamo. Attenzione di nuovo al tronco. Non mi aspettavo un tronco di qua per un barile. Oh! Oh! Il grande miss! Il grande miss con il tronco. Che va giocato leggermente più in anticipo. Dobbiamo far avvicinare quella Princess, se no è un problema. Ok, giù la Tesla. Teniamo ancora, moschettiere da dietro. Fermiamolo subito. Un po' prima al tronco. Arco Giuda, oh. Arco Giuda. Non è un problema, tanto c'era il moschettiere che ha fermato tutto. Piano, 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 piano. Bombarolo ancora. C'è il moschettiere che ferma tutto. Lui gioca il Rocket. Sta un pochettino ciclando come vuole adesso. Questo non va bene. Andiamo a velocizzare anche noi il Cycle per quanto possibile. Aspettiamo di nuovo il suo... serve il mago. Ho giocato un Rocket ancora sul mio povero Bombarolo. Bisogna togliere quella Princess. E due. Troppo presto di nuovo. Bravo, mi sta fregando. Bravo, 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 bravo. Stiamo tenendo, ma mi sta fregando. Porco Giuda. Vediamo se la chiudiamo. Mamma mia, che fatica. Mamma mia, che fatica. C'è stato un momento dove gli abbiamo regalato un pochettino il cycle che voleva. Ma siamo riusciti ugualmente a portarcelo a casa per pochissimo. Insomma ragazzi, questa Fireball a livello 14, come vi sembra? Vi piace? Non vi piace? Ci sta? Non ci sta? Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video. Vi mando un abbraccio grande, un bacione. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!